Simone Scipioni, settimo MasterChef italiano, si racconta per la prima volta fra ricordi, sogni, emozioni e definizioni, quella di giovane e vecchio, su tutti, che proprio non gli va a genio. Se c'è una definizione che a Simone Scipioni sta stretta è quella di giovane e vecchio, sono una persona responsabile, per certi versi, ci può anche stare, ma non prendo il tè alle 6 e soprattutto, non vado a giocare a bingo, spiega con voce sicura seduto su uno sgabello girevole che non vuole stare fermo. Siamo alla conferenza stampa finale della settima edizione di MasterChef, da giovedì 15 marzo al via l'edizione Celebrity su Sky 1, quella che lo ha portato alla vittoria su Alberto e Caterina e alla pubblicazione del suo primo libro di ricette, si chiama Al mio paese e la mia cucina tra terra e mare, edito da Baldini. Top Stories sceglie le parole con cura, Simone, alternando lunghi silenzi a frasi incatenate l'una all'altra, con quell'inconfondibile accento marchigiano che l'ha sempre contraddistinto. Ho parlato in italiano, vero? Chiederà al termine dell'intervista, finalmente libero da telecamere e microfoni e in cerca di un momento tranquillità. La stessa che vive nel piccolo paese di Montecosaro dove non lo hanno ancora fatto patrono, ci vorrà più di un secolo, forse, e dove non gli hanno ancora intitolato una via. In compenso, mi hanno fatto una targa che conserverò gelosamente, chiarisce Simone con gli occhi che gli brillano e ancora l'adrenalina in corpo. Per lui si apre un nuovo capitolo della sua vita, un sogno che portarlo all'apertura del suo primo ristorante e alla stima incondizionata dello chef, che ammira più di tutti, Antonia Klugman. Iniziamo da una battuta. È vero che assomiglia a Rovazzi, io questa grande somiglianza sinceramente non la vedo, al di là dei baffetti. Lui c'ha una testa piccolina e io c'ho un tesone, ma se lo dicono tutti evidentemente un motivo ci sarà. Poco dopo la vittoria ha detto, da quando ho iniziato a ridere ho iniziato a vincere. È stato davvero così? È una metafora. Quando inizi a stare più tranquillo e a mettere da parte le paure e le preoccupazioni riesci a cucinare meglio, è logico. Eppure un po', i giudici la rimproveravano sul ridere poco, la mia era solo concentrazione e preoccupazione per le prove. Fuori dalla cucina di MasterChef non sono così musone, sorrido alla vita e faccio tutto quello che fa un ventenne. Un ventenne definito da subito come un giovane vecchio. Mi trovo un pochino nella definizione perché caratterialmente sono una persona responsabile e ci può stare, ma non prendo il tè alle 6 e non vado a giocare a bingo. Chiariamolo una volta per tutte. Le hanno anche detto che viaggia poco. Ho 20 anni e detto fra noi, non è che tutti i ventenni vadano in giro per il mondo. Qualche esperienza all'estero l'ho fatta in passato ma, se dovessi organizzare un viaggio come si deve, credo proprio che andrei negli Stati Uniti. Non è che tutti i ventenni vadano in giro per il mondo. Qualche esperienza all'estero l'ho fatta anch'io ma, se dovessi scegliere dove andare, opterei per gli Stati Uniti. Simone Scipioni, gli Stati Uniti sono molto lontani da Montecosaro, il piccolo paese dove vive. L'è mancato mentre era a MasterChef? Sì, mi mancava ma, per MasterChef, sarei stato via ancora per un po'? È stata un'esperienza meravigliosa che porterò sempre con me. Si dice che durante una trasferta a mancare di più siano le piccole cose. È vero, mi mancava andare a fare la spesa la mattina alla bottega, mi mancava fare i miei giri soliti. Ma sapevo di fare la cosa giusta e non mi preoccupavo per questo. Rocher, l'amato cane con cui vive, come l'ha accolta una volta tornato, era contento, anche se non troppo perché ormai c'ha 15 anni ed è un po' acciaccato. Gli ho detto che ho vinto MasterChef, ma non so se mi ha capito perché è anche un po' sordo. Parliamo di affari. Qualche giudice le ha per caso proposto un apprendistato o uno stage? Sinceramente no. Però ho incontrato Chef Klugman alla presentazione del suo libro. Mi ha salutato, eravamo io e altri concorrenti, è stata molto gentile e andremo presto a mangiare da lei. Antonia Klugman mi ha ispirato tanto. Ogni tanto penso a quello che ha fatto lei e non posso non trovare delle somiglianze con me. Il fatto che ce l'abbia fatta mi rincuora, Simone Scipioni l'ha sempre molto ammirata.
Antonia Klugman è il punto a cui spera di arrivare? Sì, lei mi ha ispirato tanto. Ogni tanto penso a quello che ha fatto lei e non posso non trovare delle somiglianze con me. Studiava all'università, ha mollato tutto per dedicarsi alla cucina e il fatto che ce l'abbia fatta mi rincuora. Lei, però, gli studi in scienze dell'alimentazione non li ha abbandonati, o sbaglio? Diciamo che sono in pausa, poi si vedrà. Intanto ha detto che fra 10 anni vorrebbe aprire un suo ristorante a Montecosaro. Chi vorrebbe come primi clienti? I miei amici, perché sono un po', come me, criticoni e rompiscatole, per non dire altro, from social media.